La nostra storia inizia ad Adlersbrunn, dove il Lord del Castello aveva convocato degli eroi perché lo difendessero dal folle dottor Junkenstein. Erano solo in quattro a difendere il castello dagli attacchi del dottor Junkenstein e dei suoi servitori. Il dottore rideva davanti ai suoi servitori, già che quella era la notte della vecchietta di Junkenstein, mandato a difendere il castello. Qualcosa di orribile, probabilmente. Da dove vengo io? I disertori li gettiamo in mare. Beh, sono bravino a nuotare. Ho visto un'enorme lucertola volante non lontano da qui. Qualcuno sa cosa sia? Oh, dove? Dovresti vedere la tua faccia, sto morendo! Non ho capito, ma torniamo al... Dove l'hai visto? Esattamente! È stato un drago a toglierti il braccio? Già, me l'ha bruciato via. E l'occhio? Una rissa in una taverna. Un'oscura presenza si materializzò fra loro. Mezzogiorno di fuoco. Vieni a prendere le vostre anime. La leggenda vuole che il Rettore fosse stato maledetto per aver tradito i suoi eroi. Il colpo del pistolero trovò il bersaglio e il mietitore venne ucciso. Dove è morto? L'evocatrice conosce la magia del drago. Come? C'è chi è disposto a vendere la propria anima per servire quelle bestie. Il terreno tremò all'apparire della creatura del dottor Junkenstein. Mezzogiorno di fuoco. Intesi. Fateli secchi!
Il gran segreto. E solo un colpo di revolver. Il pistolero liquidò il mostro. Che si abbatterà solo. E quello sarebbe un po'. Grazie mille. Non c'è di bomba in buca! Preparo il combinato di benvenuto! Quando l'evocatrice comparve, carica di piombo. L'aria si fece carica di energia arcana. Il fuoco del piombo si sarà tutto. Mezzogiorno di fuoco. Questa è la realtà definitiva. Estra. Il pistolero tenne fede alla sua educazione. Preparatevi all'elettro colpi e uccidendo l'evocatrice. Battaglia. Il dottor Frankenstein fece la sua spettacolare comparsa. I pensieri di piombo. Ma per il dottor Jameson Frankenstein! Lo puzza di guai. Il dottor Frankenstein scagliava bombe sul castello. E le esplosioni facevano da contrappunto alla sua forte presa. Il vicendo rise del corpo senza vita del dottor Frankenstein. Basta così, dottor Frankenstein. Copricapo e c'è. Molte grazie. Così impari. La mia ultra è pronta. La mia ultra è pronta. Nel mezzo della battaglia, l'alleato più potente di Frankenstein fece la sua comparsa. Carica di piombo pronta. Mezzogiorno di fuoco. Non muoiono mai. Fateli secchi. Solo incantesimo. E solo se il mostro cadde. Grazie. Come il suo creatore. Esausti, malconci e feriti. I quattro eroi entrarono nel castello per riscuotere la loro ricompensa. Obbligato. Un lavoro ben fatto. Ferro e fuoco!